pellicole cinematografiche d'altri tempi. Nella Biblioteca Nazionale di Vienna si conservano rotoli di carta lunghi dai 20 ai 30 metri, che rimontano al XVII secolo, rappresentanti tutte le scene consecutive di un medesimo avvenimento, in questo caso un corteo di gondole sul Canal Grande, e che, scorrendo su due rulli, tentavano rendere l'illusione ottica del movimento. Il risultato non può dirsi molto brillante, ma ecco un sistema meno primitivo, quello del tamburo rotante a spiragli, che riusciva abbastanza efficace nell'animare l'immagine all'occhio dello spettatore. Thank you.